presso la biblioteca comunale di Paternopoli, la conferenza stampa di presentazione ufficiale della quarta edizione della Coppa Carnevale, l'evento che si terrà dal 25 al 27 febbraio prossimo presso nove comuni della Valle del fiume Fredane, ovvero Paternopoli, Gesualdo, Taurasi, Frigento, Fontana Fontanarosa, Villa Maina, Luogosano, Sturno e Sant'Angelo all'Esca il progetto ideato dalla Società Sporting Tour capitanata da Giampaolo Morsa con il patrocinio dell'ente di promozione sportiva ICS Associazione Italiana Cultura e Sport in collaborazione con ICS Avellino Gusto Erpinia e 1500 Borghi ICS Italia Associazione Turistica e Culturale per l'occasione si attendono circa 7000 visitatori ai quali verranno offerti dei veri e propri pacchetti famiglia che includeranno svariati servizi dai tornei sportivi i tour turistici fino ai percorsi enogastronomici. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le bellezze, la cultura, i sapori e le tradizioni di un territorio più volte colpito dal terremoto, ma che ha saputo sempre rialzarsi grazie alla forza, all'unione, all'amore, all'intraprendenza e all'ospitalità dei suoi abitanti. Oggi abbiamo avuto un evento storico qui a Paternopoli che è stata presentata la Coppa Carnevale con la collaborazione dei nove comuni della valle del fiume Freddane che, che uh, metteranno a disposizione uh, le loro strutture sportive ma soprattutto creeranno dei pacchetti uh, turistici e uh, culturali ed enogastronomici. La Coppa Carnevale è un evento uh, di calcio giovanile che ospiterà 56 uh, squadre provenienti dalle province uh, della regione Lazio e della regione Campania, quindi provenienti da Roma, Frosinone e Napoli, Benevento, Caserta, uh, Avellino e Salerno. Avremo qui circa 700 um, atleti che prenderanno parte uh, all'evento sportivo con uh, sei categorie suddivisi per uh, nove squadre a categoria. Quindi uh, non ci resta che uh, darvi il benvenuto e aspettarvi dal 25 al 27 di febbraio uh, qui uh, nella valle del Fiume Freddane uh, per. Uh, divertirci con sport, cultura ed enogastronomia. Questa brochure del pacchetto turistico, il primo pacchetto turistico della provincia di Avellino, è una innovazione per il nostro territorio e noi infatti oggi abbiamo suggellato questa nascita, questa proposta per il territorio, per la provincia di Avellino, per la regione Campania, ma per l'Italia tutta. Significa che oggi una parte della provincia di Avellino è pronta ad accogliere turisti e presentare a loro un'organizzazione del territorio ben precisa, ben dettagliata, con percorsi enogastronomici, percorsi Degustativi, percorsi paesaggistici, naturalistici e soprattutto percorsi turistici culturali. Questa è la, la vera eh, rivoluzione del nostro territorio, questo è il progetto che oggi abbiamo voluto presentare insieme ad ICS che mi sento di ringraziare per aver sposato in pieno la nostra idea. Eh, 1500 borghi ICS Italia è un progetto di valorizzazione del turismo fatto nei borghi eh, italiani. Uh, ovviamente questa è una sorta di start-up proprio in, uh, in Irpinia, il gusto Irpinia, perché appunto andiamo a toccare nove borghi del territorio irpino e andiamo a, ad assaggiare proprio il prodotto locale, a sentire quindi i profumi, le tradizioni, cultura, lingua e quello che è proprio che ci, ci serve, un modo nuovo di fare turismo. Dunque, in realtà eh, la vera svolta in questo tipo di progetto è data dal fatto che non si parla di ambiente in maniera mirata, ma lo si fa fruire, lo si fa capire attraverso visite, attraverso esperienze. Infatti io lo inserirei perfettamente nel turismo esperienziale che è completamente collegato al tema della compatibilità ambientale. Buonasera amici sportivi, quarto appuntamento con Sporting Tour TV per raccontarvi come sempre la vasta attività dell'associazione del presidente Giampaolo Morza e anche quella di ACS Lazio. Questi gli ospiti del nostro quarto appuntamento. Con noi Marina Maria Allinei, segretario generale di Asso Utenti. Buonasera Simone, Buonasera grazie dell'invito. Asso Utenti, in poche parole, di cosa parliamo, di cosa ti occupi? Allora, Asso Utenti è un'associazione di consumatori riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e da anni ci occupiamo di campagne informative e di educational nei confronti dei consumatori e dei cittadini sulle tematiche legate al consumo spesso eh, ci rendiamo conto che il consumatore non è così informato su quelli che possono essere i rischi nell'acquistare determinati prodotti e quindi da circa dieci anni insieme al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo avviato un progetto dal nome Io Sono Originale e sensibilizziamo, informiamo soprattutto i ragazzi ed è per questo che nasce questa collaborazione con Aix sul, sui rischi dell'acquistare prodotti contraffatti E da anni anche al fianco di Sporting Tour, dopo vedremo le mani sì, sì, alle quali avete sì. preso parte al fianco di Maria ritorna tra di noi Fabio De Santis organizzatore della Gladio Cup ciao Fabio buonasera e grazie Simone dell'invito e grazie anche a Gian Paolo Morsa presidente di ACS a cui Gladio Cup deve tanto e segue con lui tutte le iniziative sportive lo sport del calcio. Ecco Fabio, noi ci siamo lasciati nel giorno della presentazione al Garbaglia di Fiumicino proprio della Gladio Cup. Come sta procedendo il torneo? Dopo approfondiremo di più. Procede molto bene, sono contento e felice che abbiamo ripreso tutta la nostra attività. Eh, per colpa diciamo della pandemia, Beh, abbiamo subito uno stop forzato, però adesso ha risposto. In, eh, bene e con tanta voglia proprio di giocare e di divertirsi tra i ragazzi. E dall'altra parte dello studio, ancora tante quote rosa per questa puntata di Sporting Tour TV, Rossana Longo, direttrice artistica Centro Studi Danza Classica per l'Angolo Dancing Tour. Ciao Rossana, benvenuta. Grazie, buonasera, grazie a te dell'invito e grazie a Paola Sorressa per l'invito. E allora, come anticipato, la nostra Paola Sorressa che torna tra di noi, coordinatrice della Commissione Tecnica Nazionale ACS Danza. Paola, bentornata. Grazie Simone, ben trovato. Dove sei andata in questi giorni, in queste domeniche di assenza nei nostri studi, Paola? Ho fatto una tournée in Tunisia con la compagnia Mandala Dance Company che dirigo, quindi un po' in giro per il mondo. Seconda stagione ormai per Dancing Tour, se l'anno scorso era un po' una scommessa, quest'anno possiamo dire ci siamo consolidati ancora di più in questo settore. Sì, assolutamente, e già sono state programmate ben tre tappe della rassegna finale eh, Dancing Tour. E quindi centro, nord e sud, e il centro sarà, la tappa sarà Ostia e, e nord e sud ve le sveleremo a breve. Grazie, Paola. Al suo fianco, tra di noi per la prima volta nei nostri studi, Mitia, Adesso socio fondatore di Speed No Limits. Ciao, grazie Mitia. Simone. Grazie a tutti, che mi avete invitato questa sera a promuovere il mio prodotto legato a, al turismo. ecco ti ha legato al turismo come aiuto, come supporto alle agenzie di viaggio, in un certo qual esatto, modo faciliti esatto, il loro lavoro, è giusto? Esattamente, bravissimo Simone, appunto collaboro con delle agenzie viaggio e tour operator per promuovere il territorio, quindi per far vedere i musei automobilistici e i luoghi del motorismo italiano e appunto abbinati a pranzi e degustazioni tipiche regionali. E ovviamente l'abbinamento con ACS e con Sporting esatto, Tour vien da sé. Noi che amiamo viaggiare lungo e largo per l'Italia. Ovviamente la tua attività rientra in questo settore. Esattamente, hai detto benissimo. E questa penso che sia l'occasione per presentarlo nel migliore dei modi. E tra pochissimo vedremo anche delle bellissime immagini di tutte queste tappe condite da tante automobili veicoli d'epoca e questo comunque sì perché appunto si possono fare sia alcune tratte con eh, pullman turistici ma anche con auto d'epoca o con auto sportive partendo qui da Roma e in eh, alcune regioni d'Italia, quindi Lazio e Umbria Emilia Romagna e Piemonte, Lombardia e Veneto. Quindi un bel tour, insomma. <ride> Grazie, Simone. Tra però. poco approfondiremo anche il discorso legato a Speed No Limits, ma come sempre partiamo dalle tematiche legate al calcio, quindi con Fabio De Santis parliamo di questa edizione della Gladio Cup, un torneo che da quest'anno, correggimi se sbaglio, passa sotto l'egida di ICS, giusto? Da, diciamo dalla scorsa, estate, dalla scorsa, stagione, sì, tra la scorsa stagione, travagliata è tra perché. con tutte le problematiche che ci sono state, poi siamo legati... Con ECS, siamo molto contenti. E ECS ci permetterà quest'anno di fare le finali ad Alba Adriatica e a Cervia, porteremo delle squadre di calciotto eh, sia di categoria Open, sia di, di over 35 che di over 45 e anche del settore del calcio a 5. Stiamo vedendo intanto dalle immagini proprio la serata di, di presentazione, una bella partecipazione. Fabio segno che le squadre ci tengono poi a ben figurare, non solo sul campo ma anche fuori con tanti eventi. Post partita, magari il famoso terzo tempo, no? Che ci accompagna? Allora, infatti vediamo inquadrato il bar del centro dove viene svolta la Gladio Cup. È il punto di ritrovo sia prima e dopo la partita. Per eh, critiche, e per gioire inerenti a, a, alla partita che è stata disputata. Come sta andando Fabio il torneo a livello tecnico? Se ci sono delle novità, delle squadre nuove, magari che gli scorsi anni faticavano un po', invece quest'anno si stanno distinguendo, ecco un po' l'andamento generale della partita. Allora, l'andamento generale sono molto contento perché eh, abbiamo ripreso con ottimi numeri. Di, sia di, di squadre ma sia di partecipanti, proprio le rose si sono ampliate perché questo vuol dire che c'è proprio voglia di giocare, di tornare a divertirsi. Stanno, sta procedendo un, questo campionato che si divide in calcetto, calciotto, sia open che over 35 che over 45, si gioca tutte quante le settimane a Fiumicino eh, presso il nostro centro sportivo che è Circolo Carbaglia. Riguardo il materiale adoperato per le vostre manifestazioni, parte dall'organizzazione, abbiamo visto in sede di presentazione la consegna delle fasce da, da capitano. Poi sveleremo il perché di questa domanda, perché ovviamente si collega strettamente al lavoro della nostra Maria Allinei. Sì, in fase della presentazione è un omaggio che fa la Gladio Cup a tutti i capitani: regaliamo le fasce da capitano e eh, regaliamo anche delle divise da gioco che eh, le, le squadre sono libere di personalizzarsi con sponsor o nomi da mettere sopra la maglia e poi ci effettuano tutto quanto il campionato Maria, allora qui entra in campo Assoutenti? Marialline Allinei, mi correggo sì, subito per, per la pronuncia. Almeno <ride> dai quanto, tempi della scuola. <ride> in quanto segretario generale di, di Asso Utenti, la vostra iniziativa, io sono originale, coinvolge e ha coinvolto soprattutto tanti giovani ragazzi su questo argomento, quello della contraffazione e del materiale che viene usato per sì. le divise tecniche. Allora, abbiamo approfittato della grande attenzione nel periodo del, degli europei e quindi abbiamo eh, contattato numerose scuole calcio. Eh, ma il clou è sicuramente stato eh, l'evento eh, che abbiamo organizzato insieme a Giampaolo presso eh, lo stabilimento Oasi eh, di Ostia. E in quella circostanza, eh, durante proprio il torneo organizzato insieme a Fabio e a Sporting Tour, abbiamo cercato di sensibilizzare il maggior numero di ragazzi e di conseguenza anche di genitori, quindi di cittadini, proprio sulla contraffazione nell'abbigliamento sportivo, quindi non solo eh, sui materiali che vengono eh, diciamo utilizzati nelle, nelle magliette, scarpe, eh, accessori. Eh. Chiaramente la contraffazione è un pochino delicata perché non si tratta solo di... Mh, cambiare il marchio o di contraffare il marchio, rientra proprio eh, nell'attenzione che si ha nella scelta del materiale, perché certo. chiaramente un prodotto mm -hmm. che non segue la certificazione, che non ha la garanzia, ovviamente eh, non hai nessuna idea di che tipo di materiale può essere eh, utilizzato. Eh, abbiamo riscontrato effettivamente eh, che... Eh, Mm, possono esserci danni per la salute, da banalissime irritazioni sulla pelle certo. a delle vere e proprie ustioni eh, per quanto riguarda l'utilizzo delle magliette. Non parliamo di scarpe o di accessori che magari risparmi, sicuramente nell'acquisto nell'immediato, ma poi nel lungo periodo. <ride> <ride> ti devi curare e quindi tutto quello che hai risparmiato certo. è assolutamente ehm, diciamo vanificato. E è stata una bellissima manifestazione perché abbiamo appunto raggiunto, abbiamo allestito un bellissimo banchetto distribuendo non solo materiale informativo ma anche gadget, magliette, abbiamo personalizzato le magliette per le squadre dei ragazzi che entravano in campo. Stiamo vedendo anche qualche immagine proprio ah, ecco. di te. Esatto, esatto, c'è stata una grande partecipazione non solo dai bambini ma anche dai genitori che erano molto incuriositi e assolutamente interessati a quanto stavamo dicendo perché in realtà ecco ci siamo accorti che penetrando il, terri il, proprio il territorio in questa maniera così di contatto con le persone e poi la voglia di sapere, di informarsi è tanta quindi questa collaborazione, questo, eh, questo diciamo così connubio con Sporting Tour è Ax è veramente forte e questa è una cosa molto bella. Rossana e Paola, anche nella danza, immagino il materiale tecnico, il materiale usato dai danzatori, dai ballerini rivesta un ruolo molto importante a partire magari dalle scarpette fino all'abbigliamento che, che, <ride> che mettono i ragazzi. ecco Riguardo questo argomento della contraffazione, voi avete avuto a che fare magari oppure. Quanto tenete alla qualità del materiale che, che date ai vostri ragazzi? Beh, Beh deve direi... essere elevata la qualità, sì. assolutamente. E comunque le divise connotano il senso di disciplina no? dell'arte mm -hmm. della danza. Quindi per noi è importante, soprattutto per quanto riguarda la danza classica. Sì, sì, sì. È importante eh, rivolgersi a dei fornitori specializzati. Esatto. E tendiamo a dare anche il servizio agli allievi stessi. Esatto. E evitando che loro possano andare appunto in, in negozi dove invece possono trovare delle cose diciamo più economiche ma eh, di bassa qualità, esatto. proprio perché poi è una cosa con cui loro lavorano a stretto contatto, tutti i contatto. giorni, sì. quindi il piede, il sudore e quindi... Un argomento sicuramente molto sì, sì. importante anche sì, molto. per chi ci, ci sta ascoltando. Maria, come riconoscere un capo rispetto a un altro se c'è qualche trucchetto che... Allora, abbiamo fatto decaloghi, informazioni, video su tutto questo. Ovviamente eh, il primo passo è il canale di vendita, per cui chiaramente eh, il canale di vendita è il... il Primo specchietto per le allodole ovviamente perché il eh, materiale deve essere garantito, deve essere certificato e quindi eh, in un negozio è sicuramente più facile piuttosto che eh, nei mercatini, anche se non è escluso che all'interno dei mercatini ci siano mh, prodotti eh, di qualità, ecco perché dobbiamo fare anche questa distinzione: la contraffazione del marchio o comunque un prodotto eh, non originale non vuol dire che non sia eh, un prodotto di qualità, ecco, Ecco, questa è una cosa molto importante. L'altro elemento è sicuramente il prezzo, per cui sappiamo benissimo quanto costa. Adesso <ride> guardo le, le amiche della danza un paio di scarpette ad hoc, quindi un prezzo troppo basso è sicuramente un altro elemento cui un segnale. A cui è un segnale. Sì. Queste sono sicuramente le cose più semplici. Ora non posso entrare nel dettaglio e dire la cucitura, come spesso ci chiedono, no? ma la cucitura della borsa oppure della scarpa, perché ovviamente è talmente. Tanto eh, il mercato poi è sempre in evoluzione, mercato del falso intendo, quindi è difficile. Sicuramente questi sono i due elementi più importanti. Con Maria, noi ci siamo conosciuti prima di oggi in sì. un altro evento datato dicembre 2019 presso sì. la Facoltà di Architettura di, di Roma 3. Lì eravate presenti e sempre tanti ragazzi che si sono interessati alla vostra attività. Ricordo benissimo un convegno da voi tenuto, un workshop sì. in, in quella sede, ecco da lì. Che altri sì. contatti avete avuto con il mondo sportivitura allora, al di là di questo che abbiamo visto all'Oasi? Allora sicuramente abbiamo, eh, a livello regionale abbiamo ehm, legato tantissimo e soprattutto nella regione Campania dove abbiamo organizzato un triangolare di calcetto coinvolgendo bambini diciamo, della fascia di età dei 10 anni eh, fino alle categorie più, più elevate sempre sul tema della contraffazione, insomma questo tema ci lega, <ride> è un amore a prima vista e, e abbiamo addirittura eh, fatto questa manifestazione all'interno dello stadio di Portici che è appunto Diciamo alle, vicino Napoli sì. e con il coinvolgimento anche delle autorità locali e quindi hanno partecipato anche il, il sindaco è venuto ha partecipato uh -huh. <ride> con noi a questo piccolo torneo. E la manifestazione a cui facevi riferimento prima è mh, questa manifestazione che noi ormai organizziamo da circa quattro anni che si chiama Expo dei Consumatori sì. e cerchiamo in questi tre giorni eh, di, diciamo, di iniziative di toccare i vari argomenti eh, legati eh, appunto al, al consumo quindi non solo contraffazione ma anche tante altre eh, tematiche quest'anno torneremo in presenza e riorganizzeremo questa Expo dei Consumatori dal 15 al 17 dicembre eh, non più al mattatoio quando <ride> ci siamo riconosciuti eh, ma presso l'Università Niccolò Cusano quindi è una manifestazione in presenza dove chiaramente eh, avremo la possibilità di vederla anche in streaming perché ormai... Qualsiasi certo. cosa che facciamo la dobbiamo fare eh, post-Covid anche online e, e tratteremo ovviamente la contraffazione ma tanti altri temi che possono essere insomma, di interesse dei consumatori, dei ragazzi, eh, organizzeremo laboratori eh, sulla digitalizzazione, sulla economia circolare, quindi temi che spaziano un pochino a 360 gradi la vita di un cittadino Assolutenti che dunque se vogliamo è spatriato in campagna <ride> con questo triangolare sì. cosa che farà anche la Gladio Cup Fabio l'ha anticipato prima, le finali saranno svolte ad Alba Adriatica Sì, ad Alba Adriatica e le finali regionali le finali nazionali invece si faranno a Cervia Quindi vi unirete al post-season del Trofeo del Petrolio che ormai da anni viene giocato a Cervia, quindi anche un ritorno d'immagine maggiore per l'intero circuito, no? Un grande ritorno d'immagine che coinvolgerà tantissimi giocatori e soprattutto si confronteranno pure con altre realtà delle altre regioni. E a proposito di viaggi, sempre con noi Mitya adesso con la sua Speed eh, Non Limits, una agenzia. Mitya, mi correggi allora, se sbaglio. Beh, una realtà appunto legata al mondo del turismo che come ho detto precedentemente serve per far scoprire al turismo nostrano, quindi agli italiani ma anche agli stranieri, realtà appunto territoriali appunto con cucina ma anche musei, eh, officine comunque legate al territorio, al, al made in Italy, quindi uno dei nostri orgogli è il cibo ma anche le, le realtà motoristiche, quindi musei, realtà museali e non. Quindi, com'è nata l'idea di mettere su la Speed No Limits? Torniamo alle origini. Ok, le, le origini risalgono appunto alle mie due passioni: <ride> il, il cibo, appunto, da italiano, e le auto. Fin da piccolo mi hanno sempre appassionato, e quando ho avuto la possibilità di diventare accompagnatore turistico, ho cercato di fondere queste due realtà. e Quindi, ecco, grazie, ringrazio appunto le agenzie Duro Predator che credono in, nella nostra realtà, nella mia realtà. E sono appunto aperto a nuove collaborazioni. appunto Ci sono diverse realtà, anche qui vicino a Roma. Appunto ringrazio la realtà del museale Lazio Umbria e tante altre realtà, ecco in Emilia Romagna o in Lombardia o in Piemonte: quindi ecco, sono tante piccole. E grandi in realtà perché ci sono anche musei comunque importanti. Certo, beh, quindi... stiamo vedendo dalle immagini sì, inferiori, ecco, Marco. Sì, esatto, ci stanno i musei, da quelli titolati Al Formeo, Ferrari o Lamborghini, ma anche musei importanti come il Mauto che sono stati. hanno scritto degli articoli sul New York Times. Quindi il mio è semplicemente unire ecco dei puntini eh, tra i vari luoghi. Quindi questa è l'idea di Speed No Limits. Ecco. Ecco, immagino che questa organizzazione non sia guidata sì da te, ma non da solo, perché no, c'è un grande no, no, coinvolgimento, no, ecco, ci... i tuoi soci, i tuoi collaboratori, sì, come vi strutturate? Appunto, eh, siamo strutturati appunto che ci sono NCC, quindi il noleggio conducente, ma anche Pullman Gran Turismo, anche con tutte le limitazioni che in questo caso ecco, conosciamo in questo periodo. E più le, le realtà, come dicevo prima, più o meno grandi... Che ne lo compongono. E chi ha viaggiato tanto in questo periodo è anche la nostra Paola, lo hai accennato precedentemente con la tua compagnia, Mandala sì. Dance Company, un, insomma, una tournée tour in Tunisia. In Tunisia, sì, grazie all'Istituto Italiano di Cultura eh, di Tunisi e al Teatro dell'Opera di Tunisi, che ci ha invitato in questo festival molto importante. E siamo stati quasi una settimana ed è stata veramente intensa come esperienza e molto appagante. Anche perché, non solo sul palco, quindi in teatro, ma anche in televisione, abbiamo visto se non sì. sbaglio anche in radio. Sì, esatto, abbiamo fatto eh, passare. Vogliono nel... portare Dancing Tour in Tunisia, Paolo? <ride> esatto. Mi raccomando. Eh. <ride> eh, assolutamente, però è stato sì, appagante proprio perché è stata a 360 gradi, no? abbiamo avuto l'esperienza sia performativa con i teatri pieni, eh, standing ovation, masterclass, ma anche passaggio nella, rete, nella televisione nazionale e sulla radio nazionale e quindi siamo stati veramente felici. L'angolo Dancing Tour sarà dedicato l'ultimo quarto d'ora come sempre della nostra trasmissione, ma è sempre bello cercare di coinvolgere i nostri ospiti sui temi più disparati. Qui negli studi di Rete Oro ci fermiamo solo un attimo, lì nella regia per la pubblicità e poi di nuovo in studio per il rush finale di Sporting Tour TV a tra poco. Lo Sporting Tour Beach World continua la sua attività con tantissime novità. Dopo il grande successo della stagione estiva, l'Oasis Beach di Ostia è pronto ad accogliervi anche nei mesi invernali con una vasta gamma di sport da praticare in acqua e sulla sabbia. Beach soccer, beach tennis, beach volley, sand basket, kitesurf, sap e diving sono solamente alcune delle discipline che potrete praticare nello Sporting Tour Beach World. Sempre attento alla salute dei suoi sportivi. E se volete rilassarvi per un aperitivo o per una cena, il Joy Restaurant Lunch Bar è pronto a soddisfare il vostro palato. Cosa aspetti? Corri a divertirti con noi! Siamo sul Lungomare Amerigo Vespucci, numero 180, zona Ostialido. Il ristorante Joy nasce all'interno dell'Oasi Beach di Ostia, esprimendo la volontà di vivere il mare tutto l'anno in un ambiente dinamico e confortevole. La location vista mare è il posto giusto per degustare i sapori di una cucina di pesce tradizionale, arricchita da proposte d'oltreoceano come clam chowder, shrimp sandwich e chicken fried. Vi aspettiamo anche dopo le vostre attività sportive per provare la nostra selezione di tè e cioccolate e godere dei nostri aperitivi al tramonto. Joy restaurant and lounge bar si trova in lungomare Verico Vespucci numero 180, presso l'Oasi Beach Sport. Grazie come sempre ai nostri sponsor, alle aziende che ci danno manforte in questa avventura televisiva, ma non solo. Tra queste c'è anche Più Vista, da più di 50 anni nel mondo dell'ottica. Servizi e prodotti di altissima qualità, a partire dalle misurazioni e dagli screening eseguiti con una strumentazione di ultima generazione. Oltre a Più Vista, ringraziamo come sempre tutte le strutture alberghiere che ci ospiteranno nella stagione. Primaverile ed estiva con i tanti eventi di sport in tour, oggi vi presentiamo per il consorzio Alba Tour il Residence Abruzzo Resort, una vacanza a pochi metri dalla spiaggia comoda con tutta la privacy che cerchi. Questo è l'Abruzzo Resort Residence di Tortoreto Lido Se cerchi un appartamento per la tua vacanza al mare con tanti servizi, compresi come una fantastica piscina e la spiaggia privata, sei nel posto giusto. L'Abruzzo Resort, la tua famiglia potrà godere di una vacanza favolosa, priva di pensieri, all'insegna solo del mare e del buon umore, ma non solo il consorzio Albatur, c'è anche ormai storico, il consorzio Costa dei Parchi. Oggi vi presentiamo l'hotel Corallo, situato sul lungomare a Villa Rosa di Martinsicuro e gestito dalla famiglia Pollini dal 1973 la struttura si trova in una tranquilla posizione a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Villa Rosa, frazione di Martinsicuro. L'hotel moderno e dotato di numerosi comfort è stato completamente rinnovato, interamente climatizzato e dotato di numerosi servizi e di tutte le comodità necessarie per una vacanza dedicata al relax e al benessere. Quindi queste sono solamente due delle strutture d'eccellenza che ospiteranno tutte le famiglie che si porteranno negli eventi fuori regione di Sporting Tour. Ma torniamo in studio, torniamo da Maria Allinei, stavolta lo Detto bene, i prossimi eventi, le prossime manifestazioni che saranno proposte da Asso Utenti e da Io sono originale. Allora, sicuramente come ti stavo raccontando prima, eh, a dicembre organizzeremo la quarta edizione di Expo Consumatori. Eh, tre giornate in cui affronteremo vari temi. Eh, tavole rotonde, workshop e laboratori. In questa circostanza eh, cercheremo di raggiungere non solo i cittadini ma anche gli studenti, eh, non solo quelli della facoltà che ci ospita che come dicevo prima è l'Università Niccolò Cusano ma ehm, anche eh, diciamo, gli studenti delle scuole superiori con cui ormai da anni abbiamo innescato un meccanismo eh, diciamo, di fiducia reciproca per cui organizziamo eh, queste giornate informative e Devo dire che partecipano mh, sempre con grande attenzione proprio perché abbiamo acquisito negli anni un linguaggio e una modalità di comunicare con loro in maniera mh, come posso dire, semplice ma anche eh, mh, strutturata. E quindi, eh, oltre a, alle tavole rotonde, organizziamo anche dei laboratori. Quest'anno, tra l'altro, ci siamo eh, mh, divertiti ad organizzarli perché coinvolgeremo anche eh, tutto quello che è il circolare. Si parla molto di economia circolare, si parla molto di transizione ecologica e quindi abbiamo unito eh, questi due temi e faremo un laboratorio sulla eh, mobilità sostenibile e la mobilità leggera. Quindi parleremo eh, anche dell'utilizzo di questi monopattini elettrici. Vediamo questi ragazzi che sfrecciano ah, sì. da una parte all'altra della città e quindi abbiamo organizzato proprio eh, un laboratorio su questo: un laboratorio sui droni, sull'utilizzo dei droni. E, e chiaramente non mancherà la, il settore contraffazione. E, mh, chiaramente non posso dirvi tutto in pochi minuti perché mh, tre giorni, eh, so, sono tre giornate di eventi fitti fitti, -fit, per cui se posso indicare il sito della manifestazione e sì. dell'associazione dove poterci seguire eh, abbiamo eh, il sito dell'associazione che è assoutenti.it, il sito della manifestazione che è... Expoconsumatori.it e poi abbiamo le pagine social sia di Facebook che di Instagram, eh, sempre Expo Consumatori e sempre Assolutenti. Grazie. grazie, ho fatto uno spottone. Ma, Maria, siamo, siamo qui per questo. Quindi complimenti Ottimo, per, il, per il tuo impegno, perché sono informazioni poi molto utili da indirizzare, soprattutto ai giovani, cosa che avete fatto nei, nei vostri eventi precedenti. Ma sai, Ma I principi anche... dello sport e i principi che seguiamo noi, quindi di informare i principi veri sono gli stessi, per cui per questo ci troviamo molto bene. Mi hai parlato però de, del forte coinvolgimento anche delle famiglie, quindi interessate sì, certo. anche loro, immagino soprattutto quando parliamo di ragazzi più sono piccoli più c'è la mano del allora, genitore il, a supervisionare. Allora il, il bambino è il consumatore per eccellenza perché è colui che chiede ai genitori di comprare. Domani è il, è il consumatore che diventerà, quindi per noi è come posso dire, un elemento importante che il ragazzo venga informato, che il bambino venga informato da, da subito, perché così diventa eh, più facile entrare in contatto su queste tematiche. Bambini che immagino anche nel lavoro del nostro Mitia vengano coinvolti dalle loro famiglie in questi bellissimi tour che organizzi, no? Beh, appunto, eh, sì, sono viaggi anche per le famiglie, assolutamente, quindi di appassionati, ma come ho detto prima, che lega diversi ambiti, quindi non è, non è qualcosa solo per gli appassionati, quindi, ma per tutte le famiglie senza problemi, allargato a persone che vogliono scoprire... Realtà che appunto magari hanno sentito in televisione o per radio. Quindi assaggiando prodotti come la Grappa Nardini o andare alla pasticceria di Gini Massari. Quindi sono. Questo è un po' meno per bambini di mandare il messaggio della grave. Cioè però, ecco. però eh, gra per i genitori, ecco, una cosa. Sì, ovviamente ma, per la però, cioccolata, è la, per però la, i bambini la cioccolata in bocca. <ride> C'è la possibilità di assaggiare la cioccolata su in Piemonte, in uno dei bar storici, appunto. Piemontesi, quindi l'idea è questa: ecco unire le diverse passioni di una famiglia. E unire anche, come è nello spirito di Sporting Tour e più in generale di ACS, il, il viaggio, quindi lo spostamento di, alla cultura. Esattamente, il messaggio: di andare magari... scoprire, condividere la cultura, la conoscenza, il viaggio, quindi far uh, rivivere glorie passate ma anche portarle in un futuro. Anche perché media questi magari sono poi luoghi che abbiamo visto tante volte in televisione però difficilmente poi ci si porta magari per un, per un weekend o per passare del, esatto. del, tempo, del tempo libero, invece grazie alla Speed No Limits questo diventa possibile e farlo praticamente in, in poche sì. giornate. Sì, in uh, quattro giorni e, e tre notti appunto c'è la possibilità di assaggiare due cucine per esempio regionali o due degustazioni tipiche regionali quindi... L'idea è questa: condensare il tutto in pochi giorni. Mia, invece, per quanto riguarda un aspetto molto importante del tuo lavoro, l'hai accennato brevemente in sede di presentazione di questa puntata, il tuo è meramente un supporto, un aiuto. Sei partner sostanzialmente delle, sì, delle viaggio, agenzie di viaggio. Cioè, non, non un non competitor sono, esattamente, non un concorrente. Hai detto bene. Non sono un competitor, sono semplicemente un partner che vuole promuovere. Appunto delle realtà che comunque magari vengono trascurate o che non vengono toccate dal turismo non strano, ma anche dagli stranieri che magari non vengono ancora in Italia. Le Quindi, mete più gettonate invece, quali sono state nel corso degli anni della tua attività? Beh allora sono state appunto l'Emilia Romagna e il Piemonte, perché appunto sono quelle più legate al mondo dei motori. Quindi, la famosa Motorvalli dell'Emilia Romagna, ma anche il Piemonte, si sta riscoprendo con diverse realtà automobilistiche. Nel vostro Quindi, progetto avete l'idea magari di allargare anche ad altre regioni, sì, ad altre nel città? Sì, certo, ecco, mi piacerebbe allargarlo pure al sud Italia, visto che abbiamo detto che ecco, si sviluppa dal, da Roma a Salire, sì. appunto un domani non escluderei appunto di portarlo anche in Sicilia sulle orme della Targa Florio. Quindi. E perché no magari anche in Irpinia dove abbiamo aperto la nostra trasmissione con un bellissimo servizio realizzato dalla ormai nostra collega anche di Sporting Tour TV Monica Lubinu. Ieri c'è stata la presentazione della quarta edizione della Coppa Carnevale, in regia dovremo avere anche la locandina ufficiale dell'evento. Un uh, torneo di calcio che, però, coinvolge tutte quante le famiglie al seguito dei ragazzi che poi si sfideranno in campo in questo tour enogastronomico organizzato proprio da Ax Travel da 1500 Borghi, sempre un'associazione all'interno di ACS con Gusto Irpinia. Quindi, per scoprire realtà che sono in provincia di, di Avellino. Paola, non so se tu hai avuto modo magari. Anche in, in passato di visitare questi, questi borghi o comunque con la danza ne avete visitati tanti in, in passato, ma anche nel, nel più recente. In passato mi viene in mente Lucca, ad esempio, che non è un piccolo borgo, sì. certo, però ri, ricalca un po' lo spirito che vuole mettere Giampaolo con questo evento. Quindi girare l'Italia a far conoscere le eccellenze a persone che magari non, normalmente non farebbero. Sì, infatti è un po' lo, lo spirito, diciamo, eh, delle. Di, di fare le tre tappe di in tour, quindi di ampliare diciamo, sì. queste, questi appuntamenti, eh, è proprio su questa linea, cioè di abbinare anche eh, delle trasferte enogastronomiche e di conoscere nuovi luoghi dei, dei borghi, perché infatti le tappe dove andremo al nord e al sud sono proprio dei borghi e quindi eh, sarà molto bello poter portare lì eh, uno spettacolo di danza con tanti allievi eh, al seguito delle loro famiglie e dar modo loro comunque anche di conoscere le realtà del posto enogastronomiche e culturali e turistiche. E chiedo questa cosa proprio a te Paola perché una di queste tappe abbiamo detto confermatissima Ostia ovviamente sì. all'Oasi Beach, una sarà nel nord Italia. Una al sud e saremo proprio, possiamo saremo dirlo, nella provincia, provincia di Avellino, di Avellino sì, che sì, ospiterà sì, anche sì. questa quarta E al quarta nord dovremmo, dovremmo essere, ancora non è confermato, però diciamo che eh, si parla di Castro Caroterme, a del di, Sole. E a proposito di Lucca, non l'ho citata a caso, perché una scuola di danza di Lucca al pari di quella di Ossia è stata scelta per uno dei nostri reportage ha vinto uno esatto, dei nostri reportage esatto. di Dancing Tour Sì, Gian Paolo Morza ha assegnato questo premio speciale in occasione della performance finale del Summer Intensive di ICS Danza che si è svolto quest'anno eh, alla Dispoli e quindi dopo una settimana di studio dei ragazzi e anche qui al seguito delle famiglie c'è stato un turismo eh, enogastronomico e turistico, culturale e quindi durante questo evento è stato assegnato in una scuola di Lucca e, e quindi a breve vedremo questo primo reportage eh, in quel di questa cittadina che è veramente graziosa. Prima di entrare nel vivo dell'angolo dancing tour con Rossana Longo che è direttrice artistica di Centro Studi Danza Classica, torno da Media per i contatti di Speed Non Limits, le vostre pagine social, insomma come entrare in contatto eh, con voi con tramite la pagina Facebook, speedrunalimits.it o che è il sito. E anche sulle pagine Facebook o Instagram dove potete scriverci appunto o alla mail appunto col mio nome. Quindi mitiadesso chiocciolatiscali.it È possibile personalizzare l'itinerario oppure sono già predefiniti quelli che proponete? No, sono già predefiniti però se uno vuole appunto rimarcarlo, sul farlo personalizzato, si cerca di venire incontro all'appassionato, alle esigenze. Al sì, esattamente. <ride> Grazie, Miti. Allora, entriamo nell'angolo dancing tour. Rossana, scusa per l'attesa, ovviamente. Ci Parlaci della tua passione, dove inizia la tua passione per la danza? Perché questa domanda sulla passione? <ride> Rompiamo il ghiaccio. <ride> Rompiamo il ghiaccio. Vabbè, io mi occupo di danza per te, da sempre, fin da quando ero bambina. E anche se non ho iniziato a danza per una grandissima perché avevo la grande passione per la danza in realtà ho iniziato a danza semplicemente perché l'ortopedico aveva suggerito ai miei genitori che la danza classica mi avrebbe fatto bene. E dopodiché non ho mai smesso, ecco. Questo è. e ho coltivato anche altri studi, mi sono laureata all'università comunque a lettere, ma ho continuato parallelamente a studiare danza, mi sono specializzata a New York e poi sono entrata in accademia tra virgolette in tarda età con una, con una, appunto, seguendo un, un, il percorso sempre come laurea breve e, e di pari passo ho quasi sempre insegnato perché comunque per vivere poi a un certo punto la direzione è quella dell'insegnamento, ahimè purtroppo spesso dico. E quindi la passione è arrivata strada facendo, ecco, la, soprattutto per quanto mi riguarda la passione per la danza moderna. E nella nostra scuola abbiamo eh, svariati corsi, soprattutto danza classica, poi appunto moderno, contemporaneo, hip-hop contaminato. Poi con l'evolversi no, eh, degli anni ci adeguiamo anche nel, con la danza alle nuove esigenze. No? Ecco, il contaminato dieci anni fa non avremmo mai saputo no, che cosa potesse dire, invece oggi è una, una nuova disciplina che fa molto presa sui ragazzi, sugli adolescenti. Stiamo vedendo proprio delle immagini che riguardano i tuoi allievi, direttamente dal Centro Studi Danza ecco, Classica. Ecco, questo forse è una cosa, infatti proprio io non ho gli occhiali, però credo che sia una cosa di contaminato probabilmente. Sì. Sì, sì. Mi scuso, non ho gli occhiali, non vedo benissimo, <ride> però sì. Che è una commistione tra l'hip hop e la danza contemporanea, diciamo, detta proprio eh, così eh, su due piedi. E abbiamo ecco, tante fasce di età, dai bambini più piccoli, 3-4 anni, fino addirittura ad avere tre corsi di adulti che devo dire si difendono benissimo. E negli ultimi anni, abbiamo il settore adulti che è molto presente nella nostra scuola, per adulti intendo diciamo dai 30 addirittura ai 65 anni, persone che hanno magari da sempre coltivato la danza, poi l'hanno lasci lasciata chiaramente per esigenze lavorative e familiari e che dopo che hanno cresciuto i figli possono permettersi di ritornare no? a coltivare la questa passione. Ecco, loro hanno veramente passione. <ride> Alcune persone veramente sono da ammirare, soprattutto ecco, le sessantenni. Che si cimentono ancora nella danza classica, contemporanea, ovviamente la conoscono oggi. No? La danza contemporanea, 40 anni fa in Italia c'era. Eh, sicuramente ce n'era di meno, no? E, e quindi, insomma, siamo molto orgogliosi del, delle nost dei nostri allievi. Qui ovviamente vediamo. Questa era la lezione di Tecnica Orton, questa qui è una è il mio corso diciamo post diploma, i ragazzi seguono appunto un percorso eh, fino a più o meno 18-19 anni dove si diplomano e poi mantengono, chiaramente si mantengono seguendo sempre una serie di discipline e prima avete visto una tecnica orto anche nello specifico è quella che insegno io, questa è una legazione di modern Jazz, e, insomma c'è cioè di tutto un po'. <ride> dicevo appunto Alcuni spazi del centro studi danza classica, riferimenti geografici, dove vi trovate e come è troviamo, composta l'intera struttura. Ci troviamo a Monteverde, è Monteverde nuovo, eh, vicino a piazzale Dunant. E la struttura è piuttosto grande, sono circa 700 metri quadri. Abbiamo cinque sale danza e, su due piani: e degli spogliatoi su due piani. E, insomma, è, un, è una realtà ormai piuttosto radicata del nostro territorio. L'attività ormai si è svolta da, da circa 30 anni. Ecco Paola, tu che conosci ovviamente il centro studi di danza classica, cosa puoi aggiungere a quanto ha detto finora Rossana, vedendolo dall'esterno ovviamente? Beh, eh, Conosco Rossana da, ta da tanti anni e la scuola di danza è una delle eccellenze di ICS, Comitato Grazie. Provinciale Romano, quindi eh, questo insomma, è doveroso dirlo. Grazie. Per quanto riguarda invece la rassegna Dancing Tour, se non sbaglio Avete partecipato anche voi con, allora, eh, con la Allora, l'anno scorso scuola. abbiamo fatto, purtroppo online, noi abbiamo partecipato, cioè quest'anno diciamo nel 2000 maggio, abbiamo fatto delle cose eh, online. Sì, però questo con il Nazionale. Invece, Simone eh, si riferiva proprio alla rassegna Dancing Tour no. che abbiamo fatto alla fine ad della Ostia. trasmissione ad Ostia. Non no. è potuta essere presente no. perché infatti no. avevate dei okay. problemi, ricordo bene. Sì, sì. Però è stato insomma... molto complicato, devo dire la verità, il post pandemia lo è ancora in parte però ecco, abbiamo sostanzialmente poi riaperto, che era maggio ci mm -hmm. hanno fatto mm -hmm. tornare in sostanza in presenza sì. con uh, forse il 10% degli allievi perché maggio per noi significa ormai la chiusura dell'anno accademico sì. e con la chiusura delle scuole le famiglie scelgono di far fare altro ai figli e soprattutto centri estivi, altre cose, quindi eh, almeno da noi nella nostra scuola, ecco le famiglie chiusa la scuola chiude anche diciamo, il settore danza e quindi quest'anno <ride> è andata così. Abbiamo riaperto con un pochino di fatica, però eh, ci stiamo difendendo, speriamo di continuare. Così, ecco, quindi è chiaro di seguire il calendario che ci propone l'ICS ECS e Paola. Ecco, chiedo scusa, ricordavo che il Centro Studi Danza Classica fosse presente alla nostra rassegna Dancing no. Tour, magari è ecco, un buon assist per la prossima edizione, esatto. quella che faremo eh, sì, la sì, prossima sì. estate. Sì, sì, assolutamente sì. Ecco. Incrociamo le dita anche con l'andamento dei contagi, diciamo così, speriamo bene, che non, non ci siano sorprese dietro l'angolo di ulteriori chiusure. Perché per il nostro settore, dicevo anche prima Paola sarebbe un disastro completo, certo. e quindi speriamo. Paola, tornando a quella serata di Ossian, Abbiamo parlato tanto anche in studio nella prima puntata che era presente Monica Lubinu, che ha presentato la serata. Abbiamo riproposto anche il servizio. Presenti su tutti, Andrea Roche, Giuseppe Fontano, Fontano. Che ritroveremo anche nei nostri studi. Noi siamo. Solamente scaldando i motori, ma poi torneranno anche i nostri special guest. Sì, sì, assolutamente torneranno e in particolar modo Giuseppe Fontano presenterà il suo eh, libro. Me l'ha promesso con tanto di eh, firma ce in promesso, copertina. esattamente. Quindi. Eh. quindi, insomma, ha superato i suoi 70 anni di eh, sì. età e con una grande carriera alle spalle e quindi siamo onorati di averlo qui. Uno dei maestri anche Giuseppe eh, sì. è stato in Accademia, sì. Sì, sì. sì. E Andrea Della Roche, simpaticissimo e, insomma, mm. eh, riferimento Storico per la danza eh. sicuramente moderna e televisiva italiana. Ecco. E, e poi sono ovviamente, ci saranno, ovviamente amplieremo ci saranno tanti altri ospiti importanti che arricchiranno la nostra rubrica oltre alle scuole di danza a cui vogliamo dare comunque voce. Questo, per questo è nata questa, questa rubrica ecco dall'alto della loro professionalità della, della storia che forse li precede hanno fatto la storia della danza non solo in Italia ma in tutto il mondo che feedback tu Paola che sei spesso e volentieri in contatto con loro hanno ricevuto da questa nostra rubrica di approfondimento? allora mh, grandi apprezzamenti perché... Ehm, eh, finalmente eh, c'è un, una, una rubrica televisiva che dà spazio e dà voce alle scuole di danza, dà modo loro di eh, farsi conoscere, di parlare di sé, eh, della propria sede, dei propri allievi, dei propri traguardi e, esatto. e quindi loro sono, hanno ricevuto tanti feedback positivi e, e insomma sappiamo bene che in programmazione abbiamo. Tante scuole che attendono di, di sedersi qui e, e noi, di, e tu soprattutto, di intervistarli mh, nel modo sapiente come sai fare. Beh, almeno ci proviamo, <ride> ci proviamo Paola. E un'altra promotrice insieme a te di questa rubrica è stata anche Svetlana Celli, che ha ricevuto anche. Un grandissimo incarico nelle ultime elezioni comunali. Anche lei è la benvenuta nei nostri studi. Al più presto la ci aspettiamo. ha garantito la sua presenza sì, qui. Sì, infatti, anche lei è impegnatissima in questo periodo, però, appena si libererà ci ha promesso ovviamente la sua presenza. E, e appunto collabora strettamente con noi per quanto riguarda appunto eh, questo, questa rubrica e quindi segnalandoci anche eh, delle scuole Vero. soprattutto di periferia eh, che, eh, a, a cui insomma dare voce è, sì, è importante è sì. per il ruolo anche sociale sì. che svolgono sul territorio. Sì. Paola tornando ai tanti progetti della ECS, abbiamo visto nella scorsa stagione e poi correggimi se sbaglio si è concluso proprio in questi mesi itinerari danzanti che è un evento sempre promosso da, sì. dall'ICS, quali sono gli altri in cantiere? Allora, Itinerari Danzati, sì, ha finito il suo tour, ehm, diciamo, nelle province del Lazio, grazie a un bando che ICS Lazio ha vinto. E poi eh, ovviamente c'è tutta l'attività nazionale eh, che eh, si, è già iniziata con i corsi di formazione per, per i docenti corsi di aggiornamento e approfondimento anzi ne approfitto appunto per, per dire che eh, a breve organizzeremo un corso di approfondimento di tecnica Orton con Rossana perché insomma ci teniamo che lei possa anche con ICS collaborare e ovviamente tutta l'attività nazionale legata alle, alla rassegna, alle rassegne coreografiche eh, pres, a Danza in Fiera, preceduta da una selezione però online e dal concorso Dance Now, che ormai è diventato un appuntamento fisso nella capitale, anch'esso eh, anch quest'anno preceduto da, da delle selezioni online perché abbiamo voluto eh, lasciare questa modalità. E, e farne una risorsa in qualche modo eh, dopo la, la pandemia. Rosana invece i prossimi eventi, le prossime manifestazioni del Centro Studi Danza Classica quali saranno? E, e, innanzitutto noi organizziamo sempre a Natale una, diciamo, delle piccole esibizioni eh, solo per i genitori, eh, non è proprio il saggio di fine anno chiaramente che un tempo si faceva un tempo prima della pandemia, forse speriamo quest'anno di rifarlo nuovamente a 360 gradi, quindi con il pubblico in sala al 100%, capienza al 100%, anche a Natale e proprio per risollevare anche proprio lo spirito, e, e abbiamo deciso di prendere un teatro rispetto anche agli anni precedenti dove facevamo delle lezioni dimostrative in sala. E invece quest'anno abbiamo preso il Teatro Vascello e quindi faremo diciamo, una prova generale del saggio di fine anno. Questo per salutare i genitori prima delle vacanze natalizie. E poi ci dedichiamo anche sempre in parte alla preparazione per appunto, i vari concorsi eh, e quindi insomma, speriamo che eh, da, da dicembre in poi si possa anche lì... Eh, diciamo portare i ragazzi eh, o nei palazzetti o nei teatri a seconda poi degli enti dove lo organizzano e, e poi noi concludiamo anche l'anno eh, con lo Spring Dance Festival che è un festival che organizzo io insieme ad un mio eh, collaboratore nonché maestro della scuola Valerio De Vita e eh, che si tratta di, una di un concorso coreografico con annesse anche lì masterclass quello ci tengo perché eh, appunto, invitiamo sempre dall'estero, soprattutto eh, in degli insegnanti ospiti. Eh, come dicevo prima, avendo diciamo un filo un po' diretto con, uh, con gli Stati Uniti, eh, ci teniamo sempre a uh, pandemia, anche lì permettendo, COVID permettendo, di ospitare dei maestri che vengono da oltreoceano. Diciamo così. E, e quindi, quello sarà tre giorni di, di tour de force dentro al teatro, sempre al teatro Vascello, perché il teatro bene o male di quartiere per noi. Ah, sì. che è un bellissimo teatro, bellissimo, teatro bellissimo, esatto. Sì, sì. È un bellissimo teatro per la danza, poi, sì. tra l'altro, è speciale perché è piatto, non ha, non ha pendenza. E è grande, può ecco, ospitare anche tanti allievi sul palcoscenico e quindi speriamo bene che si possa sempre arrivare, incrociamo le dita, arrivare a farlo. E allora un grande in bocca al lupo a non Rossana credi, Longo, direttrice artistica dei Centro Studi Danza Classica. Ricordaci Rossana, in chiusura dove seguire il vostro lavoro sui social, su internet? Allora, sulla pagina Facebook, la pagina Instagram e sul sito www.centrostudi DanzaClassica.it Ancora complimenti, grazie in bocca al per i prossimi eventi, grazie alla grazie nostra Paola. Paola Sorresta. Paola, quando e ti ritroveremo tra di noi, al netto dei tuoi mille impegni? Credo a dicembre. Ah, quindi <ride> ci abbandoni per <ride> un qualche... ci vieni a fare gli auguri di Natale. Sì, diciamo che conclu sto concludendo la stagione con la compagnia, mm. questo è un periodo un po' intenso per noi, però insomma, sono prontissima a ridedicarmi a pieno titolo al resto insomma, delle iniziative di cui mi occupo. Grazie a Paola Sorressa, ringraziamo anche Miti, adesso, socio fondatore di Speed No Limits. Grazie, Grazie Simone. È un grande Grazie. in bocca al lupo anche a te per Grazie. tutti i tuoi tour, nel quale Grazie. speriamo riuscire a coinvolgere più gente possibile un grande in bocca al lupo ringrazio anche Maria Allinei segretario generale grazie di Assolutenti buone. abbiamo già ricordato dove seguirvi quindi in bocca al lupo anche alla tua attività grazie grazie mille di questa opportunità abbiamo anche dei gadget che ci hai portato sì. ci hai omaggiato li riceveremo poi dietro le quinte quindi grazie doppiamente a te e grazie anche a Fabio De Santis organizzatore della Gladio Cup Fabio i canali dove seguire mancavi solo tu tutto sì. quanto il torneo allora, intanto grazie a te i canali dove seguirci sono sia Facebook che Instagram. Facebook ci trovate su Torneia 5A8 Fiumicino e su Instagram eh, Garbaglia C5 Fiumicino. In più abbiamo, facciamo le, le riprese durante le partite e vengono montati gli highlights. È la novità diciamo, di quest'anno della Gladio Cup dove il singolo giocatore può rivedersi eh, il miglior gol, la miglior azione senza che si guarda l'intera partita ma può prendere solo il, il punto centrale che gli interessa. Grazie ovviamente alla collaborazione con Live Bomber. Grazie alla collaborazione con la Bomber, bravo, detto bene, bravissimi ragazzi, eh, offrono un ottimo prodotto. E ci tenevo a, a salutare tutti i ragazzi che partecipano alla Gladio Cup. Grazie a Fabio De Santis, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento a domenica prossima dalle 20 alle 21 con Sporting Tour TV. Siamo sempre qui. Buona serata a tutti.